Massimo me l'hanno presentato. Il 14 settembre mi chiama Pucci o Mancini, non me lo ricordo. Guarda, se vieni a Andreur che dobbiamo parlare. E io avevo chiesto lavoro a Riccardo. Lui mi mette in contatto con Salvatore, perché Salvatore era una persona che aveva una grande cooperativa di ex detenuti. Vado al bar e c'erano seduti allo stesso tavolo Riccardo Mancini, Carlo Pucci e Massimo Carminati. Io rivedo Carminati nel 2011, quindi sono 30 anni che non lo vedo. Lo riconosco perché gli mancano occhi, ovvio lo riconosco. Io ho conosciuto veramente Salvatore dopo la presentazione di Mancini a... Sì, Mancini lui dice, guarda, io ci avrei piacere che la prossima gara la fai con Carminati e cominci a frequentare Carminati. È così che l'ex rapinatore ed ex estremista nero Massimo Carminati entra in affari con il comunista Salvatore Buzzi. Oh, amico mio. Oh, bello mio, che dici? I due lavorano con gli appalti che vengono dal comune di Roma. Ho preso 4.000 e mezzo di pulizie su Roma, forse per scuola. Il loro fatturato continua a crescere dopo che gli ex camerati, nominati manager in posti chiave dell'amministrazione, hanno messo in contatto Carminati con Buzzi. Quando poi nel 2013 il centrosinistra riconquista il Campidoglio, Buzzi e Carminati, grazie all'uso sistematico della corruzione, riescono a proseguire i loro affari con la nuova amministrazione. Come è andata la riunione? Due assessori e 10 consiglieri, meglio che così. Cazzo, sei impazzito, sei del vero sindaco. Affari legati soprattutto alle nuove emergenze che garantiscono i guadagni più consistenti. Come spiega Buzzi al suo amico calabrese Giovanni Campennì. Quando io guadagno il 10%, non guadagnavo un cazzo, perché solo la struttura della cooperativa costa il 9%. E quest'anno abbiamo chiuso 40 milioni di fatturato. Ma chiudi, abbiamo fatto sui zingari, sull'emergenza alloggiativa e sugli immigrati, tutti altri settori che scanze. Ha pianto per queste persone che erano sulla barca, per le giovani mamme che portavano i loro bambini, per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie. Francesco, originario di una famiglia di migranti, dedica al dramma dei profughi il primo viaggio apostolico sull'isola di Lampedusa, la porta d'Europa da cui passano ogni anno decine di migliaia di uomini, donne, bambini, in cerca di futuro. Fratelli e sorelle, buonasera. Il 13 marzo 2013, lo stesso giorno in cui il Cardinal Bergoglio diventa Papa, due persone parlavano di migranti. Parlavano di minori non accompagnati da sistemare sul territorio italiano. Minori. In altre parole, bambini. Oh, bello mio. C'è una notizia clamorosa, ottima, ottima e clamorosa. Dimmi, amico mio, dimmi, fammi felice. Sei felice? Sto fatto fare il mio affare della tua vita. Beh, alla basta, non mi devi dimenticare. I minori ci rimangono a 40 giorni. No, sei un grande. Sono davvero grande quando ho firmato. Guarda, rivediamo tutto, mi vergogno di aver guadagnato questi soldi così facilmente. Soltanto tu potevi fare una cosa del genere. No, vabbè, è un fenomeno, è stato un fenomeno. Ho firmato, amico. Bellissimo, ti ha fatto una fenomenata.
Perché io la notizia me la diffondo, la do tu. No, io non dico, io non so niente, non ti preoccupa. Poi tanto noi ci vediamo domani mattina, no? Però non vedo la stessa notizia, che bello mio. Che notizione, una grande notizia. Tra il 2008 e il 2013 sono sbarcati sulle coste europee circa 60.000 minori non accompagnati. Chi si occupa dell'ospitalità riceve dallo Stato tra i 30 e i 35 euro al giorno per ogni profugo, fino a 45 quando il profugo è minorenne. Un bel giro di soldi, non c'è che dire. Il business più importante per le cooperative di Buzzi. Comprensibile che quando l'amministrazione tarda nei pagamenti, Buzzi si scaldi. Ma portaci a me dal commissario, senti, ma fa quello che se piglia. No, ma sta lui in torto, perché te sto a fare da banca? Ma io, ma lui non sa che sta in torto. E allora, come paghi o qua? Lo stipendio a te chi cazzo lo paga? Scusa, ma lo dici chi te lo paga, lo stipendio a te, lo stipendio a me, lo stipendio mia, ma che qua? Se nessuno paga, chi cazzo te lo paga? No, a me dici chi te paga? Perché allora pure gli immigrati, chi ti paga? Che sto cosa? Cazzo, perché è un anno che ho anticipato. Ma che ho anticipato? Dire... Una... O se non faceva la casa gli immigrati? Ah, vabbè, che c'entra, perché tu fai pure... Tu c'è idea? Tu c'è idea? Non è che un cantieretto guadagni miliardi. Apposta, tu c'è idea quanto ci guadagno sugli immigrati? Il traffico di droga rende di meno. Ci dice che con gli immigrati faceva di più che con il traffico di droga. 29 giugno a Roma è un sinonimo di integrazione. Abbiamo 1250 persone che lavorano per noi. La parabola di Buzzi è una parabola singolare. Ha un passato da omicida. Nel carcere ha trovato il suo riscatto. Della possibilità del detenuto di autodeterminarsi. Poi, con le cooperative di ex detenuti, si è fatto paladino del recupero sociale. È diventato l'imprenditore simbolo della sinistra più nobile, ma per far crescere i suoi affari si è messo in società col nero Massimo Carminati. Il destra e il sinistra non esistono più. Ci si muove solo di guadagno. Ci si muove per soldi e Buzzi guadagna sulla gestione dei migranti grazie alle entrature nel comune di Roma. Di lì riceve informazioni di prima mano sull'arrivo dei migranti da assistere. Ci siamo rincorsi. No, Salvatore, tranquillo, però vedi su Roma quanti posti c'è a SPRAR, perché mi sa che sta per la onda. SPRAR, cioè Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Ok, fuori Roma non va bene? Tu mi fai dentro Roma e fuori Roma, poi ci mettiamo d'accordo. Ok, sì. D'accordo. Ok. Casa, un abbraccio. Ciao. Nella gestione dei migranti, qualche gradino più su, a livello ministeriale, un altro nome che conta è quello di Luca Udevine, già stretto collaboratore del sindaco Veltroni. Stando sulla una sana, avendo una relazione continua con il ministero, sono in grado un po' di orientare i flussi che arrivano da giù, anche perché spesso passano per Milano, per cui un po' a Roma, un po' nel resto d'Italia, io insomma li faccio vedere parecchio lavoro. Sono finiti gli anni delle grandi opere, dei finanziamenti a pioggia per costruire autostrade, cavalcavie, dighe, per perforare chilometri di montagne. C'è la crisi e ormai i fondi governativi arrivano per lo più per le emergenze sociali, disastri naturali e accoglienza a migranti. A Roma sembra esserci una spartizione del business dei migranti tra le cooperative di sinistra e quelle legate al mondo cattolico. Due cartelli che agiscono di comune accordo. Ehi, Salvatore, tutto bene, senti, ma vanno fuori Roma, questi non li possiamo mettere? Vanno tutti fuori Roma, vanno tutti fuori Roma. Ma sono minori? No, normali, sono normali, sono adulti. Solo che ci hanno fregato perché ci hanno messi 35 su due strutture. Ma però arrivano altri 140, vanno adesso. Arrivano altri 140? Sì, ne so, 10. Buzzi al telefono con Zuccolo, dirigente dell'Arci Confraternita, una cooperativa di ispirazione cattolica della capitale. Vabbè, hai saputo, noi l'accordo è quello al 50, no?
Ok, siamo d'accordo, no? Io sto preme biglietto 140. Bravo, l'accordo è 50%. Dividiamo, buoni fratelli, ok? Va bene? Ciao, Salvatore. Questa telefonata rassicura Buzzi. Qualcuno gli aveva insinuato il dubbio che l'arciconfraternita stesse violando i patti. Presidente, quello... Presidente! Allora, di... Però ste cazzate, d'accordo con l'arciconfraternita, è ferreo. 50 e 50. E chi dice di no? Non hanno aperto niente. Perché dice hanno aperto? Perché ci hanno aperto un centro con 70 segnali? Perché mi fai fare figure di merda? Non era questo assolutamente. Sì, mi fai fare figure di merda, io ho un accordo che non viene mai tradito. Ma nessuno ha detto che stanno tradendo, scusa, hanno aperto un centro con 70 siriani, permetti che altro stato è ben cazzo. Anzi, è loro che ci hanno messo nella partita, siamo 35-35. Va bene. Perché finché c'è sto io, non ci confraterni in altre modi. Quando c'è stare te, può essere che te sei un meno un sta 50 e 50 in samore di un millimetro. Ma non si parlava neanche. Allora, io pensavo addirittura che non si trattasse nemmeno della partita a tutti, capito? Infatti, ma io tutti, parlavo di minori, tre quarti, o le cose, 50 e 50. No. 50 e 50. Entrambi i protagonisti dell'accordo pagano mensilmente Luca Odevaine per il suo ruolo di facilitatore nell'assegnazione degli appalti. I carabinieri stanno monitorando anche il suo ufficio. Più di 5.000 euro per un versamento di segnalo e più di 10.000 a settimana. Le mazzette consegnate ad Odevaine per Buzzi e Carminati sono un altro investimento. Ma questo mettere deve essere nuovo corso? No, dentro no, c'è come fuori. Fuori. No, ma lui gli stavo dicendo pure prima che... stavo trattando un movimento. È il denaro è il motore immobile di tutti questi rapporti. Non c'è altro. E inseguendo il denaro, Carminati batte anche altre strade. Quando vedo tutte quelle chiamate, gli allaccio. Ma come dici tu? Eccomi, Ricca. Dove cazzo stai, Forzenisi, che ti chiamavo? Ecco, adesso, ripeto. Ho staccato tutto. Ah, hai staccato? Sì. Dove stai? Sono andato in ufficio, che sono mancato da... Che succede? Niente, mo passiamo su, dai. Ciao. Con il commerciante loro conoscente, Brugia e Carminati stanno trattando l'acquisto di un terreno. Non sappiamo cosa succede dentro il negozio, ma pochi istanti dopo l'uscita di Brugia e Carminati, gli investigatori registrano la telefonata del commerciante. Ti devo parlare, voglio dare un consiglio. Mi sono trovato in una situazione del cazzo. Tu che stai mettendo la strada, magari mi Va bene. Da fatto? Con chi c'è da che fa? Con Fiantaccio. E chi è? Ma dopo tutto. Brutto c'è. Negli stessi giorni, per altri motivi, Brugia e Carminati si incontrano più volte con una banda di rapinatori che gravita nella zona nord di Roma. 23 aprile 2013, subito dopo una di queste riunioni, vengono intercettati mentre parlano di armi. E c'è la porta, sono due pezzi.
E poi quello che ha detto, ma c'è male roba, che sto benissimo. Non ci sento neanche. Sono armi del settore. Ho portato le due. Io so un paio di volte sono pure che casa. Questa sta la moglie dentro casa? C'è la moglie, vive con la moglie. C'ho quattro cani, un pianto d'allarme su tutta la casa. La casa sta in cima alla collina. Tu dalla strada arrivi, c'è il cancello. Il cancello elettrico ti apre, entri in questo grande parco, al collina e sali su. Ti fai queste due curve, sali su. A parlare di ettari e vedi un secondo cancello, pure quello domani entri e arrivi in pianura. E in pianura c'è questa casa di 350 metri quadri, su un piano e mezzo, un grande parco, una piscina scoperta. È una cosa incredibile perché io la casa è sequestrata dalla procura. Perché la casa è sequestrata dagli anni, ma la storia dei film meccanici. Perché i soldi veri, e tangenti, non so questi che escono fuori. Non escono proprio. Buzzi è in auto col suo amico calabrese, un pregiudicato che conosce da tempo. I due sono arrivati qui con le mogli. Mentre le donne sono entrate nel centro commerciale a fare shopping, Buzzi, in vena di confidenze, racconta all'amico quanto è forte il suo legame con Massimo Carminati. Io ho i soldi suoi, io sempre ho detto che guarda qualunque cosa succede, ce l'avete te e gestisci te, non devi dare a nessuno, a chiunque venisse qui da te almeno mi vuoi, non so soddisfazione. Minchia, è là ti sto dicendo io, minchia soddisfazione, ma cioè, vedi, quello si fida più di me che Salvatore, ma tu non pensi tanto per dire io nel mio piccolo, che soddisfazione che hai avendo a te vicino, per me sia la cosa più importante che io hai, capisci che ti voglio dire, lo puoi dire per un momento. Per riferimento, certo, però importante se sei bravo, sei una persona brava. Sì, sono stupido io. Quale stupido? Ma tu stai sempre all'ambiente del merda, già. Due morti ammazzati a settimana, già che non c'è problema. L'uomo seduto vicino a Buzzi è Giovanni Campennì, sospettato di appartenenza all'andrangheta, ma rimasto fuori da questo processo. I due si sono conosciuti in Calabria qualche tempo fa. Gli affari di Buzzi coi migranti risalgono a molti anni addietro, quando una delle sue cooperative entra nella gestione di una struttura di accoglienza per profughi a Cropani. Buzzi ha delle difficoltà sul territorio che lo costringono a rivolgersi all'andrangheta. L'era del Cropani durò da ottobre 2008 a marzo 2009. Io scendevo, ogni 15 giorni vedevo il prefetto. Questo periodo era la polizia, noi eravamo circondati dalla polizia. Lei ha avuto in questo periodo di gestione del CARA di Cropani richieste illecite da parte della criminalità organizzata? Assolutamente no. Il sospetto degli inquirenti si fonda su un'intercettazione del 12 aprile 2014 tra Buzzi e due dipendenti calabresi della cooperativa. Siamo andati così vicino, sì. Rema Buzzi, l'interno centrale che comanda. Capisci? Dici altro, compare. Un attimo, parliamoci. I due, secondo gli inquirenti, avrebbero addirittura fatto da tramite tra Buzzi e la potente cosca dei Mancuso di Limbadi. Vengo io, perché loro mi mandano e di così è stato dove andiamo, guardi così. Però dietro ci sono loro, perché loro comandano. In qua rete la comandano loro, poi in questa rete qua comandiamo noi. Io mi sono avventato tante cose, sapevo che lui è andato giù in Calabria.
E io ho detto, cosa gli posso, mi posso inventare con Buzzi? Glielo faccio ridere. E quindi mi sono inventato che io conosco i Piromalli, che conosco i Mancusi, ma non l'ho mai conosciuti, signor Presidente. I due dipendenti calabresi sono stati assolti dall'accusa di aver mantenuto i rapporti con il clan Mancuso. Gli elementi a loro carico non sono stati ritenuti sufficienti. Al collaboratore e amico calabrese Giovanni Campennì, nel 2014 comunque viene affidata la cooperativa Santo Stefano, che ha preso poi l'appalto per le pulizie del mercato di Piazza Vittorio. Ma prima di muoversi, Buzzi si è consultato con Carminati. Siamo messi in piedi una piccola cooperativa, speriamo che cresce, e gli dormo uno quello che facciamo noi su Piazza Vittorio, facciamo di ragazzi, non lo di ragazzi, come cioè, dire per tutti, e poi per lui comincia a uscire fuori la legge per la carta. Per gli inquirenti le parole di Carminati valgono un'autorizzazione. Al collaboratore e amico Campennì, Buzzi intanto racconta chi è Carminati. Questo è il servizio di spesso votato del vero. Ma vedi come cazzo contratto? Non c'è idea, guarda. Non c'è idea. Inoltre c'avevamo un problema in campione, che dopo l'accordo che le mando bisogna rifare un altro accordo. E non è che poi tu fai le mando che vuoi parlare i soldi, queste cose. Allora praticamente bisogna parlare col suo capo segreteria, quello che ha ammassato dall'inizio, un padre eterno, chiamo un attimo, guarda che qui c'è difficoltà, fammi fare vedere di 200.000 euro, mi fa, le chiami, sto certo telefono, c'è su quel telefono, parlo solo, mi fa, ci va in Campidoglio alle 3, che scende viene a parlare con te, fatta massima, io non me lo salgo su, no, quello scende giù, vai alle 3 lì tranquillo. A voi 3 meno 5 scende. Ci ho parlato con Massimo. Tutto a posto, domani vai. No, tutto a posto veramente. Ci hanno paura, devo dire che hanno paura. Che adesso. Buzzi sa con chi sta parlando. Buzzi si accredita come uomo di Carminati, di cui Massimo Carminati ha estrema fiducia, perché gli ha affidato anche i soldi, che gli ha insegnato a non parlare, ma soprattutto gli dice un'altra cosa. Dice che tutti a Roma hanno paura di Massimo Carminati. Tutti in città sanno chi è Massimo Carminati, ma il suo nome è conosciuto e rispettato soprattutto dagli altri criminali. Gli investigatori hanno registrato tracce delle sue relazioni con i boss più in vista della città. Michelino è il camorrista Michele Senese, chiamato Michele Opazzo, per la facilità con cui otteneva le perizie psichiatriche che gli permettevano di evitare il carcere. Stavolta però, arrestato per narcotraffico, non è riuscito ad evitare la galera. Ma è tornato libero in attesa della sentenza definitiva. Michele Senese, sono stato arrestato con Michele Senese per il processo alla banda della Magliana. Abbiamo fatto 3 o 4 anni insieme a Rebibbia. Lo conosco benissimo. Stava la cella a fianco alla mia. Sta sempre in prigione, poveraccio. Quando qualcuno esce dalla prigione io sono contento, mica da evaso. A parte che sarei contento anche se qualcuno evadesse. Secondo gli inquirenti, nonostante le assoluzioni, Michele Senese ha avuto un ruolo nello spaccio di droga della capitale. Viene considerato il padrone della zona sud-est. La stampa lo mette a fianco di Carminati, fra i 4 boss che controllano la città. Nelle settimane successive alla sua scarcerazione, i carabinieri registrano alcuni incontri tra il pirata e l'entourage di Senese,
come fossero delle manovre d'avvicinamento. Il 22 aprile 2013, Carminati si vede con il fratello di Michelino. Una settimana dopo, invece, incontra l'autista che finalmente il 30 aprile accompagna Senese all'appuntamento con Carminati. Sembra una rimpatriata tra amici, un incontro tranquillo. Ma alla fine i toni cambiano. Il rapporto di conflittualità a un certo punto riscontrato da un servizio di pedinamento con Senese ci ha ancora più convinto della sua forza, della sua potenza. E finisce con Carminati che palesemente inveisce contro Senese. Senese se ne va, questo dimostra che certamente non ha paura di Senese. Della stessa maniera è rilevante l'incontro con Diotallevi. Ernesto Diotallevi, un altro nome famoso negli ambienti criminali, coinvolto nelle indagini sulla banda della Magliana e la mafia siciliana. Da un po' lui faceva da tramite tra la banda della Magliana e la Cosa Nostra, come Carminati faceva da tramite tra la banda della Magliana e l'estremismo di destra. Una banda nella quale hanno confluito interessi criminali, interessi politici, terrorismo, riciclaggio. Tra gli arrestati figurano personaggi di spicco come Ernesto Diotallevi, uomo di fiducia del boss palermitano di Porta Nuova Pippo Calò. Il 28 dicembre 2012 Ernesto Diotallevi, uscito indenne dai processi ma tenuto sempre sotto controllo, arriva al bar di Vigna Stelluti accompagnato dal figlio. Lì c'è anche Carminati, un incontro che entrambi avrebbero evitato volentieri. Noi riusciamo a intercettare contemporaneamente Carminati e Diotallevi e sentiamo i commenti di tutti e due. E te pareva cominciamo la giornata così? Cioè? Il sor Ernesto, non lo conosco. Ne sa so, ho capito chi è. Due pregiudicati che si incontrano possono generare sospetti e loro lo sanno bene. Uno dovrebbe stare un po' nascosto. Manca soltanto che fanno sti cose. Non hai capito? Non è che stai contro mano, né più. Io ti ammazzo a te, ma come cazzo ti è venuto a venire qui a Punta Vecchia? No, vorrei, ma no. Oh, un attimo. Sono avvelenato. Diotallevi preoccupato perché dice mi ha visto qua, ora chissà che pensa. E Carminati che dice ma che ci fa questo qua? La forza di quell'uomo sa che conosce i fatti, i cazzi dell'altro, sa conoscere tutti. Carminati fa della conoscenza, del possesso dell'informazione, una sua formidabile arma nella gestione del sodalizio. Perché Carminati cerca sempre di sapere e spesso ci riesce tutto di tutti. È al centro di una rete fittissima di relazioni. È il tramite tra i colletti bianchi e la malavita. Il 27 marzo 2014 si incontra con un distinto avvocato che ha un problema con un cliente. Casa Monica ne è giro, famiglie, un distanza in alto. I problemi dell'avvocato sembrano legati a Casa Monica, un altro nome importante della criminalità romana. Sono una grande famiglia nomade di origine sinti, arrivati a Roma negli anni 70. Amano lo sfarzo, l'ostentazione delle loro origini gitane. Con la scomparsa di Vittorio Casamonica hanno perso l'ultimo dei capostipiti, ma non un capo. Il loro potere è saldo e non hanno timore di mostrarlo. Le immagini dei sontuosi funerali di uno dei capi clan hanno fatto il giro del mondo. La carrozza tirata da sei cavalli, i petali di rosa lanciati dal cielo e la colonna sonora del padrino. Non accennano a placarsi le polemiche politiche dopo il funerale show. Il giorno dopo l'incontro con l'avvocato, Carminati lo chiama. Vuole sapere gli sviluppi della vicenda. Come è andata? Buongiorno, buongiorno. Niente, sono venuti pieni di profumi, di glicce, via dicendo, e niente, se ne sono andati, insomma. Va bene, niente, volevo sapere se era andato tutto sommato. No,
Sì, già si saranno rivenduti il regalo. Certo, ma è normale, Sì, era già ricettato sicuramente. Sì. Vabbè, allora ci sentiamo lunedì. La questione che stava a cuore all'avvocato è risolta, probabilmente grazie all'intermediazione di Luciano Casamonica. È un ex detenuto che lavora per Carminati e Salvatore Buzzi. La qualifica ufficiale è mediatore culturale. Lo usano per risolvere i problemi del campo nomadi di Castel Romano. Salvatore Buzzi. Buonasera. Ciao caro. I problemi al campo sono all'ordine del giorno. Buzzi ne parla col responsabile dei servizi sociali del comune. Oggi chi nomadi in teoria è stata veramente... Si sono matti, eh. Ma senti qua, ma come mediatore ti hai riportato sempre Massimo? No, ero passato a casa Monica, Luciano. Ah, vabbè, a Lucianino, ok, Lucianino è un grande mediatore, ok. Ah, poi mi ha fatto la minaccia, no, perché noi andiamo via dal campo, hai fatto a me che cazzo me ne frega, ha detto io. Pure meglio. Gli ho fatto la festa, se vai via ti fanno una festa, che la banda, porca puttana, guarda, c'è la registratore, i zingari che minacciano che se ne vanno, ma ti rendi conto? Oltre all'usura e al riciclaggio, i Casamonica sono sospettati di essere coinvolti nella gestione dello spaccio, come quasi tutti gli altri gruppi criminali, grandi e piccoli. Continua la guerra delle forze dell'ordine contro lo spaccio. 300 kg di droga sono stati scoperti. La fabbrica di droga che riforniva di cocaina a tutta Roma. Qualunque indagine apri su Roma, dall'usura all'estorsione all'omicidio, e comunque trovi sempre lo spacciatore. Penso che sia veramente uno dei problemi principali di una città come Roma. È così che spacciano droga al Pigneto. Dietro i cocktail e le birre c'è questo, spaccio. La droga ci ha sempre fatto schifo. Mi fa schifo per principio. Non voglio avere nulla a che fare. Mi possono accollare qualunque cosa, ma la droga mi fa vomitare. È più facile trovare la droga nelle tasche di chi mi pedina che nelle mie. In oltre 3 anni di indagini, i carabinieri non hanno trovato tracce di un coinvolgimento di Carminati nel narcotraffico. E lui stesso ci tiene molto a rivendicare questa diversità. Addirittura i pentiti della banda Magliana, che mi hanno accusato di qualunque cosa, hanno sempre escluso il mio coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, perché dicevano: Massimo è contrario, tanto c'ha un sacco di soldi, se schioppa tutte le banche. Se volevamo fare la droga cominciavamo 15 anni fa, eravamo ricchi e manco ci bevevano. La droga mi fa venire l'esaurimento nervoso. Per Carminati questa sorta di allergia è un tratto distintivo rispetto agli altri criminali romani, per i quali invece la principale fonte di guadagno resta il narcotraffico. Un fiume di droga che scorre nelle vie, nelle piazze, un uso eccessivo di cocaina e quindi anche, come dire, la possibilità che molti giovani e meno giovani trovino, come dire, lavoro criminale nello spacciare la cocaina. Oh, me l'ho ascoltato, ma ha detto mi genero? Sì. Quell'altro? Ha detto che Bella Monica hanno gambizzato il barista. Hanno proprio gambizzato, vedi come? Vedi? Poi hai visto, la moglie... Vabbè, lasciamo questo. Ci hanno pregato. Ammazza che iella che c'avevo. C'è una fortuna di canicetta, c'avevo. Ormai, ma l'altro ce ne ha tantissimo di via. Hanno gambizzato uno spacciatore, ma tanto ne hanno altri 2 o 3. La guerra per il controllo delle piazze di spaccio fa morti e feriti anche a Roma. I 2 interlocutori della telefonata sono uomini di Carmine Fasciani, nell'iconografia della malavita romana, la quarta carta del poker assieme ai Casamonica, a Michele Senese e a Massimo Carminati. Ostia, il litorale di Roma, è il territorio del clan Fasciani. Qui la criminalità si muove con metodi che somigliano molto a quelli delle mafie tradizionali, anche se una corte d'appello ha annullato le condanne per mafia precedentemente inflitte. Attentati, 3 incendi dolosi e danneggiamenti nel giro di 2 settimane ad Ostia. L'avvertimento minaccioso, poi la richiesta del pizzo. '60-70 atti incendiari, bombe, stabilimenti, negozi, ristoranti, bar, chioschi.
una cosa impressionante. Tre uomini a viso coperto, sotto la minaccia di una pistola, hanno versato benzina ed appiccato le fiamme. Ma neanche nella Sicilia, quella degli anni proprio passati, era in questo modo. Veramente impressionante, impressionante. L'ordigno di ieri non poteva esplodere, ma per gli investigatori della squadra mobile di Roma è un atto intimidatorio. E sono convinto che in certi luoghi i commercianti purtroppo sono costretti a pagare il famoso pizzo. Stabilimenti balneari, bar, ristoranti, tabaccai. Seppure molti pagano e tacciono, uno di loro ha trovato il coraggio di denunciare. E con addosso una camera nascosta è riuscito a riprendere l'ennesima visita dell'estortore. Lo sai quanto ci mettevi lì ancora, no? Ma ha detto 2,73. 2,73, vedeva. Non ci pia per culo, perché guarda, se ci pia per culo finisce male, noi siamo tanti, non fa cazzare, non ci prendere per il culo. No. Dacci quello che ci devi dare. E prima possibile daccelo. Grazie a perizie compiacenti, Carmine Fasciani è riuscito ad ottenere gli arresti ospedalieri. Di lì, monitorato dalle telecamere e dalle microspie della polizia, continuava a dirigere i traffici del clan e, come boss di un tempo, ordinava al telefono banchetti a domicilio. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei. Piacere di conoscerlo anche per telefono. Ci vediamo prima o poi. Mi dica tutto, cosa voglio mangiare? E cosa c'hate? Per noi rossi Sicilia di prima, molto buoni. Fresche. Le faccio un misto alla griglia, una bella grigliata mista. Magari, siamo in tre. Tutti devono sapere che comandano loro e basta. E come si esprime questo controllo del territorio? Al di là delle armi, del pizzo, della vendita di droga e roba del genere, dell'incendio, e il controllo anche della pubblica amministrazione. Aldo Papalini, il direttore tecnico del municipio, ha un rapporto stretto con i Fasciani. Gli investigatori lo vedono, accompagnato dal genero di un noto pregiudicato, andare a revocare la licenza di uno stabilimento balneare per poi affidarla ad una società appositamente costituita pochi giorni prima. Poi lo vedono coinvolto nella falsificazione di alcune analisi per poter affidare un appalto per la bonifica. Ma la vera sorpresa arriva con la perquisizione della sua auto. Lei non si può immaginare quando mi hanno detto i miei ragazzi abbiamo trovato questa cosa. Non ci credevo. Non ci credevo. All'interno della macchina aveva un permesso di validità intestato a Fasciani Carmine, non ci si può credere, bellissimo, è questa ostia. Chiunque lavori ad Ostia sa bene chi sono i veri padroni e quando Buzzi vince degli appalti su questo territorio pensa a delle precauzioni. Questo è Ostia. Poi il 29 giugno ho visto pure le spiagge, no? Sì. Spiagge, come ce li mettere in corpo qua? In centinaia, non una pagina, non so massimo. Giornata Ostia, eh? Ostia. Stabilimenti. Stabilimenti balneari. La concessione, la gestione del stabilimento. Questo è una con massimo, che sta assicurando contro la marina. Sì. Sì, è una con massimo. Prima di andare a lavorare a Ostia, Buzzi vuole parlare con Carminati. C'è una giornata di Buzzi che inizia a Ostia e che lui stesso riterrà così significativa da dover essere raccontata. È il 16 maggio 2014. Alle 11.40, dopo un incontro di lavoro, sale in auto e percorre qualche chilometro verso l'entroterra. Arriva in aperta campagna e svolta dentro un cancello che porta ad un casolare isolato.
nel cortile c'è Carminati ad aspettarlo. Buzzi deve discutere di un vecchio credito. Poco dopo, un altro veicolo varca il cancello. Scendono due uomini. Sono i rappresentanti di un'altra cooperativa. Devono a Buzzi 90.000 euro e continuano a non pagare. Gli investigatori assistono all'incontro, ma non possono ascoltare cosa si dicono attorno a quel tavolo. Mezz'ora dopo Buzzi saluta e se ne va. Sarà lui stesso, nel pomeriggio, durante una riunione, a raccontare cosa è successo quella mattina. Ti racconto quello che ha fatto oggi Massimo con me, no? Cominciamo da lui, no? No. Sì. Appuntamento lì da in campagna. Comincio, ti conviene, eccetera, eccetera. Ricomincia la cosa. Dice, andare, no, perché... Io non abbiamo pagato perché ci hai rubato, detto scusa, tu mi dici dopo 5 anni non questo motivo. Io sapevo che il motivo era un altro, il altro dicevo. Insomma, ci siamo alterati un po', a un certo punto per fare quattro. Cioè, sai che c'era la mia piazza e me ne vado, non la resta mai qua. Non la resta mai qua. Chi ha detto? Dove cazzo pensi di andare? Ha messo di merda così. Stai seduto. Scusa, sto seduto. Porco c***o che gli ho fatto. Dove cazzo pensi di andare? Stai seduto. L'hai fatto una piccola. Quindi non l'ha capito il tipo. Io non sapevo che ci sarebbe stato quell'incontro. Su ogni cosa si fa un film, su ogni cosa facciamo un film. Diciamo che in quell'occasione è stato Buzzi a fare il film, perché è lui che ha raccontato. Va bene, ma Buzzi gioca sempre con la... Lo sapevano tutti, che si vedeva chiaramente che era un gioco. Cioè, stavano tutti a ride. Cioè, ma hanno riso sì, ma hanno riso più quei due ragazzi, avvocato. Dovevano dare 90.000 euro, se ne sono andati con 30.000 euro pagabili in un anno. Ma che stiamo a parlare? Ma lì ha pianto Buzzi. Ma mica hanno pianto quei ragazzi, ma non diciamo sciocchezze. Io pensavo che magari tu non dicesse niente. No. Poi la riunione continua. Si parla degli appalti presi su Ostia e dei soldi che la cooperativa deve a Carminati. L'ultima cosa è stata Ostia, non è Ostia, è nostro. Perché 400.000 euro del debito. 400.000 euro. E le spiagge invece? Io per le spiagge, che sarebbero poi ce l'avrebbero la guardiania dei bagni e lo spurgo dei bagni, limitatamente a quest'ambito, guardiania dei bagni e spurgo dei bagni, utilizzerei la Cosma, così ci alleggeriamo pure su certe partite, perché ora ci sta già alleggerito. Andiamo alla mia. Avevo il cantiere dell'Eur con Buzzi e ho fatto il campo nomadi, il Misna e una partecipazione in una situazione in Astral. Queste sono state le cose che ho fatto con Buzzi, lei, nessun'altra. Lei divideva quindi con... sull'Eur avevo il 50% dell'utile. Mi scusi, quindi lei divideva il 50% gli utili del cantiere? L'utile, solo l'utile, sì. L'utile del cantiere? Lei che no, faceva fatto, per avere il 50% fatto, dell'utile con Buzzi? Lei cosa faceva? Nulla, di fatto non faceva nulla, sì. Alle 4 non puoi capire. No, io pensavo.
mi sveglia, ma si è già marassata 100 volte ombra. Alle 4 mi dà, oh, mi fa così, oddio, sono stampata a letto, lo vedo seduto sul letto a guardare il monitor. Ha cominciato, ecco, oddio, ho detto, io sai amo, è la sai ho detto. Perché c'era la macchina lì che faceva manovra davanti al cancello con lampeggiante rosso. Ma capirà, quello è morto. Le ossessioni notturne di Carminati, la paura di qualcuno che bussa alla porta per riportarlo in carcere, sembrano l'altra faccia della sicurezza che lui ha sempre ostentato di giorno. Guarda che te la carta d'identità stavamo parlando dentro al cimitero, 4 uomini di più. Sicurezza che si manifesta soprattutto quando di mezzo ci sono gli affari. Se no viene qua De Roma, io sono sottoposto De Roma che viene qua. Io vado, entro dalla porta principale. Questi stati d'animo così diversi sono i due lati della stessa medaglia. Ma con l'avanzare delle indagini, le inquietudini aumentano. E forse in maniera giustificata, visto che dell'inchiesta sul pirata ormai parla tutta Roma. Nessuno, ho detto che mi trasponde sotto le macchine. Ma chi è che fa questo del loro? Cioè, i soliti, dico lì, perché il conto è questo. Dimmi. Non lo so. All'inizio del 2013, l'attività investigativa su Carminati si è fatta più intensa. Tutti i luoghi che frequenta sono monitorati, i suoi incontri sono intercettati, ogni sua mossa registrata. Ha fatto piano infarto, mi ha chiamato stamattina alle 8, un numero che non conoscevo, pensavo ecco le guardie mi stanno aspettando, per caso l'ascesa vogliono aspettare, vado a casa, io ormai è il pezzo dal cancello fino all'uscita della cosa, sono ansia tutta la salita, mi aspettano lì, mi mettono la macchina davanti, mi fanno fermo Massimo, andiamo a casa. Guarda questa macchinetta che gli hanno combinato. A chi? Guarda che gli hanno postito, guarda che gli hanno fatto. Ricassa, gli ha fatto un cuore, gli ha fatto sì. Un... Sono tutti i messaggi. Sono tutti i messaggi. Va molto su sta cosa. Beh, di loro sono creature con papà non bene, cazzo. Finché sapono dirti. Non sanno poi la vita quanto comincia a diventare dura anche per loro tra un po'. Ero pedinato proprio visibilmente pedinato. E io sono una persona sensibile a questo perché ovviamente dopo che mi hanno sparato quando ero ragazzino ho sviluppato una mania ossessiva per queste cose, cioè me ne accorgevo praticamente subito se avevo dei pedinamenti fuori da quella che era la normalità. Ogni giorno che passa Carminati diventa più sospettoso. Anche il semplice malfunzionamento di un cellulare lo mette in allarme. Eccomi. Io ti ho risposto, ma non mi hai sentito. Fino a dare, mi continuava a dare il segnale. Ma... Invece io rispondevo, pronto, pronto. Detto, vabbè, noi li cambiamo, tanto martedì li cambiamo. Sempre più freneticamente cambia SIM e telefoni per poter parlare di nascosto con i suoi amici imprenditori e faccendieri. Però ti chiamo il tuo ufficiale perché questo qui lo possiamo buttare. Va bene. Anche con il suo braccio destro Brugia adotta delle precauzioni. Brugia e Carminati non si chiamano, si incontrano. E quando parlano per telefono l'uno dell'altro, parlano dell'amico mio. Non si fanno mai, non danno mai nomi. Lo stesso Carminati in un'intercettazione spiega anche di essere accorti quando si incontrano le persone. Attenzione, non incontratevi con gente strana, perché se vi stanno pedinando, chi dà all'occhio non sono le persone che vedete sempre, sono le persone estranee al vostro circuito. A un certo punto quando non li vedi, non è che io pensavo che non ci fossero, andavo a smontare la macchina e trovavo la microspia e vendevo la macchina. Può essere pure che l'ho visti una volta di troppo, come diceva il colonnello Russo, però sicuramente non l'ho mai visti una volta di meno. Adotta degli stratagemmi da vecchio terrorista nero per non farsi pedinare, come cambiarsi il giubbotto più volte durante il giorno o utilizzare dei cappellini, toglierli periodicamente, imboccare strade con suo senso. Era una cosa che io sapevo, ormai ci convivevo, non è che era una cosa che a me mi preoccupava più di tanto. Ho detto tanto prima o poi arrivano.
Le indagini della Procura di Roma si sono estese anche ad altre realtà criminali, con metodi nuovi e tecnologie all'avanguardia. Una pressione che si fa sentire. Michelino Senese, detto Pazzo, boss della camorra, fa sapere di aver notato i carabinieri intenti ad armeggiare all'interno della propria autovettura. La notizia è passata da una bocca all'altra nella Roma criminale ed è arrivata all'orecchio di Carminati. Loro l'hanno visto in sbaglio, l'hanno sbagliato in sbaglio perché loro dovevano dal locale. Ci hanno visto 64 che armeggiavano all'intorno. E poi ha capito la modalità, non è stata casuale. Alle 3 di notte di solito lo so, loro pensavano che questi stavano in alberga a Gocci. Sì, però loro sapevano che di certo cosa Michele Senese, il boss della camorra che abbiamo visto discutere animatamente con Carminati, nonostante le sue precauzioni, verrà arrestato di nuovo. Senese, pieva Roma in uno stato di clandestinità con metodi da latitante. Le forze dell'ordine non si fermano. Negli stessi giorni, nel corso di una grande operazione di polizia, arresteranno 40 esponenti del clan Fasciani. Per il pirata è la conferma che a Roma qualcosa è cambiato. Potrebbe avvicinarsi una nuova resa dei conti. La sua cautela si fa sentire anche nei rapporti col sindaco del paese in cui vive. Per organizzare un appuntamento con lui, istruisce l'amico Gaglianone su cosa dire al telefono. Un attimo, mi dico. E lo stai? Che stai qui? Allora non posso dirti una cosa, sai? Sto con l'amico tuo. Il pirata non vuole che sia pronunciato il suo nome al telefono. Pronto? Ciao, scusa il disturbo, Maurizio Gaglianone. Dimmi, Maurizio. E come sto qui con l'amico tuo? Io vengo giù, sto venendo giù io. E prima dell'incontro usa un'altra precauzione. Carminati sa bene che un telefono cellulare può essere usato dalle forze di polizia per ascoltare una conversazione che avviene nelle sue vicinanze. Così decide di allontanare da sé il telefono. Le operazioni di polizia continuano fino ai colletti bianchi, sospettati di essere anelli di congiunzione con la malavita. Comunque Marco Iannilli, Iannilli, confermo. Marco Iannilli. L'uomo che, secondo gli inquirenti, Carminati salvò dalle ire di Mokbel, ricevendo in cambio la lussuosa villa dove abita. Il 10 luglio 2013 viene di nuovo arrestato per riciclaggio. Deus ex machina di questa colossale frode sarebbe Marco Iannilli. Il giorno dell'arresto, la compagna di Massimo Carminati riceve una telefonata dalla moglie di Iannilli. La donna è sconvolta. Pronto? Eccomi. Ti vado di via. Te lo sono portato via? Sì. Ma mo tu stai sola? Sì, io sono tranquilla, sono tanto abituata. Stai tranquilla, mo sistemiamo tutto. Ok. Beh, ma tanto ormai ci siamo abituati, quindi comunque sia. Tu la devi smettere di piangere. No, lo so bene. Perché, cosa che perché il telefono... pensavo che l'anello debole sei te. No, sto bene. Non mi sembra. No, sto bene. Vabbè, ciao, ti chiamo dopo. Ok, ciao. La compagna di Carminati è preoccupata per la sua amica, ma anche per il suo uomo. Sa, come lo sa Carminati, che gli investigatori stanno stringendo il cerchio intorno a lui. L'anello debole può essere Iannilli, può essere sua moglie. Anello debole significa che può cedere, parlare, raccontare. Pronto? No. Amore. Eccomi. Niente, ho sentito mo' con la radio, la cosa hanno riarrestato il padrone e il marito della padrona di casa, Marco, coraccio, un'altra volta. Vabbè. No, non comincia a piangere, stai tranquillo. Lo so, ma come fa a stare tranquilla io so la cosa, quella poraccia anciana lì, la mostra lì, mo' per carità, per mandare avanti qua, porafia. Poi sai che c'è, mi dispiace perché penso che il fatto che lui sia anche, capito, che loro mi conoscono, una cosa sicuramente gli ha danneggiato, chissà che pensano del padrone di casa, chissà cazzo se pensa. Carminati teme che l'arresto del suo amico e protetto sia un modo per fargli terra bruciata attorno. Io
dovrei mandare una Bibbia, vedi, guarda, di tutto quello che sai su di me, così stai, se fosse quello che vanno a sapere, sto proprio tranquillo, non me ne frega niente. Ma questo poi sono amicizie ora, recenti, non è che fanno parte della vita tua. Io come idea lo danneggio di più, pure se magari dentro una situazione come questa non c'entro niente, però il fatto che lui è un amico mio, loro chissà che cazzo si fa, capito come? Io sono sicuro che sta cosa qua. Vabbè, allora, io penso che sta cosa qua. Amici, ma lo so, beh certo, non essere amici miei. No. Questo è sicuro. Okay. No, io te la posso avere solo amici pregiudicati, so che mi frega un cazzo. No, vabbè, ma non esiste. Vabbè. Forse Carminati vuole mandare un messaggio a chi lo ascolta? Attraverso di lui a me non potete arrivare. Per accusare me, Iannilli non vi serve. Alla fine di luglio 2013, Iannilli viene rilasciato in attesa di un nuovo processo e a poche ore dalla scarcerazione sente il bisogno di andare a colloquio proprio da Carminati. Due giorni dopo il commercialista va a trovare l'amico Gaglianone. Il loro dialogo conferma i sospetti di Carminati. Iannilli sostiene che il procuratore di Roma Pignatone, che ha catturato Provenzano in Sicilia e combattuto l'Ndrangheta in Calabria, voglia colpire i capi delle organizzazioni criminali più forti a Roma. Ha già arrestato Senese e tutto il clan Fasciani. Un altro motivo per aumentare l'apprensione del pirata. Ora non si fida più di parlare coi suoi uomini nemmeno all'aria aperta. Il 22 agosto gli investigatori lo inquadrano mentre racconta al suo braccio destro di un'indagine nei suoi confronti, a suo dire mostruosa. Per fare questo, si avvicina più volte all'orecchio di Riccardo Brugia e gli parla sottovoce. Interpretazione: mettere il cappello su tutto il cucuzzaro significa coprire il cucuzzaro, quindi mettere su una pluralità di cose, mettere insomma il cappello. Che va tradotto con la potenzialità di un'indagine che può ricondurre a un fenomeno unitario tutta una serie di dinamiche che di per sé si voleva fare apparire scollegate. Carminati appare sempre più turbato. Forse teme di perdere terreno in questa partita. Forse teme la qualità dei giocatori della squadra avversaria. Spiega al fratello come riesce a scovare i carabinieri che lo pedinano. Un uomo che con un occhio solo riesce a muoversi come se ne avesse mille. No, adesso però, quando chiudo, li vado a cercare. Li becco tutti. C'è sta uno con una grigia, targata NN finale, che fa il vago. E che un giorno lo fermo, e dico, oh, tutto finito. La c***a bianco, la c***a grigio, la 300 nero, il casco tricolore, poi c'hanno un doppio casco, sono pure pugni, ormai smango se, poi per carità smango se, una volta su 10 ma è più che sufficiente, mi mettono un apparato ogni giorno le 10 persone, due macchine, tre macchine, veramente io in vecchiaia sono in coglionese con un'altra cosa d'autonomia, che un po' mi stanco, basta, mi vado a casa. Ma il pirata, nonostante tutto, alla fine non perde la sua proverbiale sicurezza. Questi non hanno da più, che se la quaglia sa che deve essere cacciata, è il cacciatore, mando cazzo a, capito? Io lo so che stanno, capito? Quindi mi comporto, cioè, capito? Però diciamo, per me non continuo questa sorta di controllo, questa sorta di, diciamo, di attenzione. Però
lì io cominciai a preoccuparmi che erano pedinamenti ossessivi. Ormai è uno scontro, una battaglia a colpi di tecnologia tra lui e gli investigatori. Ogni mossa provoca una contromossa. Carminati sospetta ci siano microspie negli uffici di Buzzi. La ricerca però non dà frutti. Che è un bene da un lato, ma dall'altro alimenta la sua paranoia. Ed è una paranoia giustificata perché le microspie ci sono eccome, solo che loro non sono riuscite a trovarle. Nel mese di dicembre 2013, il fido Riccardo Brugia riceve una notizia allarmante. Non può però comunicarla a Carminati, che proprio in quei giorni è andato a Londra a trovare il figlio. Raggiunge velocemente l'abitazione del suo amico per parlare almeno con la compagna. Casa non c'è nessuno. Brugia chiama la donna di Carminati, ma risponde il domestico. Le apri? Poi ti apro. Ma non sei qui, da... No, no, stiamo vicino a Corso Francia, Riccardo. Ma dai, sta con te... Sì, sì, sto con... Sì. Dai un attimo. Aspetta che mi devo spostare, mandate la... Ma allora, dimmi che mi portasse le uova, che io... Ma me do a da... Va bene, lo dico, ok. Grazie, ciao. Utilizzando un curioso artificio linguistico, Brugia comunica la necessità di incontrare la donna del pirata, che però non ha colto il messaggio in codice. Cazzo, non la vuole questo? No, ma... Ma veramente? Ma se mi chiama solo per le uova, lo manda a fanculo. Tornando verso casa, chiama la moglie del fidato Brugia, la quale insiste sullo stesso stratagemma dialettico. Che stai a casa? Adesso vieni a prendere le uova, Riccardo, eh? Ecco, ma devo passare su? No, sapevo io che piace le uova, non ti preoccupare. Sei ancora arrivata? No, mi mancano... Sto qua a Via Macherio, dammi tempo. È tanto che aspetti? Poi arrivo. Vediamo che è successo. Riccardo Brugia è venuto a sapere di un imminente provvedimento giudiziario nei confronti di Carminati. In pratica ha saputo che gli investigatori stanno per arrestarlo. I due cercano invano di avvertire Carminati che si trova dal figlio a Londra. Solo dopo qualche ora la compagna riuscirà a parlargli, come al solito in codice, consapevole di essere ascoltata dagli investigatori. Ecco, mi senti adesso? Sì. Ti sento male, però insomma va bene. Camminata appresso tutto il giorno, sui piedi spaccati. No, ti volevo dire cos'è. Faccio venire mia madre qua. Rimani fino... Fatti il weekend, torna sabato, domenica, capito? No, ma perché tesoro, mi dici così? Io torno domani a casa, non mi frega niente. Tua madre non lo fa venire. Perché? Perché sei matto? La telefonata dei tratti di surrealtà. Essendo telefono in chiaro, la conversazione deve adottare degli stratagemmi linguistici affinché non si avvisasse senza far capire esattamente i contorni della questione. No, tesoro, io torno, devo tornare. Ma che scherzi, perché mi dici così? No, no, io torno domani, tesoro. No, no. Allora, se te lo dico è perché lo dovresti fare, no? Lei incomincia a insistere. Questa insistenza, chiaramente a Carminati, incomincia a diventare sospetta.
Ma perché? Che è successo, amore? Che dici? Ah, niente, amore, per, ti ripeto, se rimani io sono contenta, capito? Ma perché è venuto qualcuno a casa, tesoro? Dico delle uova, no? Non ho capito. Niente da fare. I due non si capiscono. A questo punto la donna suggerisce di mettersi in contatto col suo avvocato. Puoi chiamare il papà di... Sarà? Allora lo chiamo, adesso lo chiamo. Perfetto, è meglio così. Così almeno mi regolo. All'inizio noi all'epoca non capimmo il quale motivo c'era tutta questa preoccupazione, perché non c'era nulla di imminente nei confronti di Massimo Carniani. Lo scopriamo qualche giorno dopo. Lui dice: io ho parlato con l'avvocato, tutto a posto. Quindi evidentemente lui verifica che l'insussistenza di questa notizia e quindi la rientra tranquillamente. Appena atterrato viene intercettato mentre chiama il figlio per rassicurarlo. Papi. Oi, bello, come stai? Bene, te? No, posso stare tranquillo, mi raccomando. No, a me non mi preoccupi, vuoi stare tranquillo? No, bello, bello, ti vai sereno, io le cose, mi piace, a me le cose piace affrontare, non mi piacciono le affrontare, capito? Va bene. Dai, una cosa, prendi, va. Va bene, va bene, tu comunque fa il bravo, continua a studiare, ci sentiamo domani dopodomani, va bene? Va bene, un bacio, un bacio grande, tranquillo. Ciao bello. Ciao. No, però sai che c'è, un ragazzo che comunque ha vissuto tutta la mia storia, la galera, le cose, è un ragazzo adulto come testa, ha visto cose che tanta gente non vede mai, ha fatto i colloqui quando era piccolo attraverso il vetro, ti dico, sai, sono cose che te segnano, l'hanno segnato me sotto certi aspetti, e non pure lui, il mio stesso portato. A maggio 2014 di nuovo riprendono a circolare le voci di un arresto imminente. Si sparge la voce infondata che ci sarebbero state delle ordinanze di custodia cautelare che avrebbero colpito lui altre 70 persone. E questo ce lo conferma Salvatore Buzzi, che ne parla con un altro dei suoi collaboratori all'interno delle cooperative. Penso Massimo che sia chiaro. Anche se era un po' ragionato, abbastanza realistico, cosa le faccio. Adesso lui deve essere chiaro, anche perché è da una fonte che abbiamo messo tra gli esserci per la questione di 70 persone, 75 l'hanno avvisato, io non so far trovare caso. Scontriamo da maggio a giugno una serie di comportamenti da parte del Carminati anomali, e ci rendiamo conto che il chiaro intento di Carminati era quello di sottrarsi alla cattura, che comunque non ci doveva essere perché era falsa l'informazione che aveva avuto. Stavolta Carminati dà credito alle voci, teme l'arresto, decide di non dormire più nella sua abitazione. I carabinieri lo seguono mentre raggiunge un bed and breakfast a Formello. Poi spesso cambia domicilio. Addirittura sappiamo da Gaglianone, che lo comunica alla moglie, che aveva chiesto di essere ospitato. C'è un grande finanziamento di Carisia Calamosa. Tu non lo so, la donna non ti dà quel bagno, quella ragna, ne va quello possibile e ti accade una di più. Tu senti che sbaglio? Mi dato lì. Il maggio e il giugno del 2014 lui non dorme a casa.
rimane sempre in zona, però non si fa trovare a casa. Ed è una cosa curiosa, perché non si fa trovare a casa soltanto di notte, pomeriggio si allontana, e soltanto nei giorni feriali. Nei giorni festivi invece torna a casa. Questo perché sa perfettamente che statisticamente le operazioni di polizia vengono fatte nei giorni feriali e non nei giorni festivi. E vengono fatte di notte e mai di giorno. Apprendiamo da un'intercettazione dei Carminati, avrebbe lasciato in quel periodo l'apparato cellulare in uso, quello ufficiale per dire, non quello storto, acceso presso la sua abitazione, così da far credere a noi che lui fosse in casa anche di notte. No, no, io sono proprio stretto, lo accendo tipo la mattina e la sera, vedo il macchiamato, se mi interessa via, ma se no la trovo anche questa. Allora, l'unico acceso ce l'ho a casa, che rimane acceso, questi pensano che non esco mai di casa. In autunno poi le voci sull'indagine e l'imminente arresto di Carminati arrivano fino ai giornalisti, che il 12 ottobre si presentano a casa di Marco Iannilli. Come sta intanto? Perché poi... No, io non sto bene perché vivo male da 5 anni. Però... Beh, andiamo avanti così. E invece Carminati come... Ho avuto un contatto con lui quando ci fu un problema nella vicenda di Gint. Carminati, che in tutti questi anni è stato abile a costruirsi un basso profilo, ora si sente pericolosamente sotto i riflettori. In troppi si stanno interessando a lui. Ne ha la conferma quando il suo socio Buzzi gli racconta di un sorprendente incontro. Preoccupato perché ieri casualmente ho visto il direttore del Tempo, pure sul Terzano. Sì. Allora mi ha chiamato da parte, stava là sotto e mi ha detto che era preoccupato per te perché ha saputo dal mio agenzie che hanno messo i microfoni sulle telecamere dappertutto. Mm-hmm. Cioè, Massimo da giugno che campa male. Però se lo sa pure lui. Sì, bello, c'è l'altro ragazzo. Devo essere onesto, ma non c'è questa cosa. Che ti ha detto? L'altro non l'ha mandato per te. Sì, no, ma si è comprato ieri. C'è un'ottima opinione, quindi... No, no, però ho capito. Però voglio capire cosa vogliamo dire. Tanto stasera mi ha massacrato una balla, no? Mi ha massacrato una balla. No, ma lui, guarda Massimo, non c'è nessun traffico di droga. Ma di che? Ma come questa cosa mi manda la mano? Roma, capitale della cocaina. La bamba è ovunque, nell'aria, nell'acqua e pure nei muri. Per qualcuno, a tenere gli equilibri tra i poteri criminali è un uomo libero e senza un occhio. Massimo Carminati. Intanto, la stessa troupe che ha avvicinato Iannilli si manifesta di nuovo nel territorio di Carminati. Signor Carminati. Buongiorno. Ah, buongiorno, salve. Luca Ferrari e Stefano Bianchi. E stavamo cercando di... Vede il nostro operatore e scappa. Ancora non per molto. Io sono coraggioso, loro non sono coraggiosi perché loro, dei padroni loro, non parlano mai di quegli zozzoni dei padroni loro. Il 19 ottobre Carminati porta la sua macchina al solito distributore di Corso Francia e dopo averla sistemata sul ponte dell'officina effettua un controllo. Gli investigatori credono che sia alla ricerca di eventuali microspie o localizzatori. Quello stesso giorno, alle 12.35, Carminati individua una persona per strada che immagina sia un appartenente alle forze di polizia. Effettua una manovra stravagante, un giro di 360 gradi intorno al soggetto che lo aveva insospettito. È una manovra per verificare se aveva le guardie alle costole o un'intimidazione, un gesto d'orgoglio. Sicuramente è un gesto di nervosismo. In realtà
noi lo pedinavamo, ma chi lo pedinava non erano quelli individuati da lui, inveiva contro queste persone. In alcuni casi gli ha tirato bottigliette d'acqua. Suo malgrado, Carminati è tornato ad essere un personaggio pubblico. Così, al peso di anni di indagini, si aggiunge lo sfruttamento mediatico. Queste sono quelle cose degradanti loro, che gli piace a loro, no, capito? Roma divisa in quattro quadranti, queste puttanate, queste minchiate, così quanto siamo bravi, così si fanno fare belli articoli dai giornali, le prime pagine. Che guadagnano i giornalisti. Poi uscito quello nuovo del Cataldo e Bonucci, su burra, no? E mo, beh, dopo che la morra, là, quello dei Saviano, ora hanno fatto su burra, no, come cazzo. Cosa si chiamava quello dei Saviano? Tomorra e su burra, alla fine della fiera guadagnano solo loro. Ma di Roma, di Roma, ma hanno fatto diventare loro con tutte quelle cazzate dei libri, hanno fatto i film, hanno fatto tutto, hanno fatto. Si sono fatti tutto, hanno fatto i film, gli originali televisivi, ci ha guadagnato Placido, ci ha guadagnato il giudice che ci ha giudicato, tutti ci hanno guadagnato. Poi io ci vado pure carcerato. E tu ne prendi un una parte della sceneggiatura a cosa, ai giornali, agli attori, così è spiegato, esatto. Bene come era nero. A cosa? A Scamarcio? A Scamarcio, a chi fa di lui. Vaffanculo. A ottobre 2014 gli inquirenti sospettano che Carminati stia preparando la fuga. Ha già spostato i suoi averi e continua a dormire fuori casa. La nostra preoccupazione è che si potesse rendere irreperibile, quantomeno. Quindi per questo si decide di intervenire. Arriva quel giorno e ci viene data la luce verde. È un'operazione che deve durare necessariamente pochi secondi. Per quei pochi secondi c'è una lunga preparazione. Siamo sopra Bivio. Viene individuato il luogo di intervento, vengono fatti sopralluoghi, viene provata e riprovata e riprovata fino alla noia. Tutti i movimenti che devono essere fatti per non mettere a repentaglio, insomma, l'incolumità di alcuno. Via di Monte Cappelletto è una strada molto stretta, non aveva via d'uscita se non correndo per i campi. Vai un po' più veloce. Siamo in posizione. Momenti da quando la radio ti gracchia e dice guarda che è uscito, lì conti i secondi perché sai che dall'uscita di casa al punto dove si è deciso di intervenire passano tot secondi. Sono in due. E forse il figlio. Stiamo dietro. Giulio in salita, Giulio è in salita. E lui, andiamo ragazzi, andiamo, dai. Lo chiudiamo sostanzialmente con una macchina di fronte, una macchina dietro e lì interveniamo. Passano il primo cancello e sono in discesa. Vai. Forza ragazzi. Piano. Non lo vedo. Guida lui. Cosa che ci disse appena proprio preso, cioè oggi mica vi aspettate che io parlo, io non parlo, voi siete lo Stato e per me lo Stato è quello che ha tentato di uccidermi, indicando l'occhio. E io con lo Stato non parlerò mai. 3 giorni più tardi tocca ad altri 36 indagati. Tra i reati contestati spiccano la corruzione e la turbativa d'asta, cioè gli appalti truccati.
ma per metà degli arrestati l'accusa è più pesante. Associazione mafiosa. I magistrati l'hanno chiamata mafia capitale, la cupola che per anni si sarebbe spartita appalti e affari criminali a Roma. E che presenta carattere di originarietà e di originalità. Originarietà perché è un'organizzazione romana. C'è una sola persona, che è Carminati, che dirige l'organizzazione. Quindi abbiamo un settore di intervento ovviamente criminale e poi abbiamo un ramo imprenditoriale e abbiamo un ramo nella pubblica amministrazione. Il rapporto alterna sistematicamente l'uso della minaccia e della violenza e l'uso della corruzione. Ma preferisce la corruzione perché desta meno allarme. Sei mesi dopo scatta la seconda retata con 44 nuovi arresti e stavolta l'indagine entra nell'amministrazione comunale. Tra gli arrestati l'ex assessore del PD Daniele Ozimo e l'ex presidente del consiglio comunale Mirko Coratti, mentre nel centrodestra spicca il nome di Luca Gramazio, già capogruppo in Campidoglio e alla regione. Per lui c'è anche l'accusa di associazione mafiosa. Il 5 novembre 2015 comincia il processo davanti alla 10ª sezione del Tribunale di Roma. È un grande evento mediatico. Arrivano giornalisti da tutte le parti del mondo. Noi ci auguriamo solo che questo sia un processo normale. Che cosa succede a Roma? La corruzione che c'è in tutti gli altri. Vedete, questo è un paese di cultura mafiosa, che è una cosa un po' diversa dall'associazione mafiosa. In aula si presentano 46 imputati, difesi da un centinaio di avvocati. Il dibattimento andrà avanti per oltre un anno e mezzo, in 250 udienze, 700.000 pagine di atti processuali, centinaia di intercettazioni ascoltate in aula. L'ufficio da che fa? Accontentato. E chi è? Brutto gente. Come è andata la riunione intanto? Ma tutto bene? Due assessori e 10 consiglieri, meglio che così. Cazzo, dai, sei partito, sei te il vero sindaco. Il presunto capo dell'organizzazione, Massimo Carminati, dal giorno dell'arresto si trova al carcere duro, il famoso 41 bis, solitamente riservato ai boss mafiosi. Può seguire il dibattimento soltanto in videoconferenza dal penitenziario dove è rinchiuso. Così come Salvatore Buzzi e Riccardo Brugia. Dietro le sbarre delle gabbie, gli altri imputati detenuti in carcere. Bene, lei ha portato via dei soldi dal furto al cavò? Risposto, no, ora. Non ha risposto. Ma come non ha risposto? Non ha la risposta alla domanda, cioè, la risposta alla domanda è sì o no. I battibecchi in aula sono frequenti. La domanda la faccio io. Prescindo, non gliela dico la data. Io voglio sapere se dopo l'arresto di Iannini lui va in tribunale, sì o no. Qui ha fatto. C'è opposizione su questa domanda. Sono in controesame. Voi potete prendervi tutto, ma non impormi il modo di fare le domande. Io, avvocato Poli da Naso, dico che Massimo Carminati ha avuto in questo processo una difesa limitata. Massimo Carminati, per la prima volta nella sua lunga storia giudiziaria, accetta di rispondere alle domande dei magistrati. Sente, dottor Tescaroli? Sì, adesso la sento. Dico, buon pomeriggio. Buonasera, avevo salutato lei, il dottor Ielo, ma non, forse non mi avete sentito. Non è giunto l'audio. La stessa procura, nel corso del processo, sollecita decine di archiviazioni, compresa quella per l'ex sindaco Alemanno, per il quale cade l'accusa di associazione mafiosa, ma resta quella per corruzione, in concorso con Buzzi e Carminati. Chiuso il dibattimento, la parola passa ai PM e agli avvocati per la requisitoria e le arringhe difensive. È il momento della sfida finale. Il cuore di questo processo sono le intercettazioni telefoniche che sono state svolte. E le intercettazioni telefoniche sono prova autonoma. Che l'intercettazione è senza dubbio la più subdola incursione nella vita privata di un cittadino. Perché se proprio non riesce a svelare la prova provata di un reato, certamente alzerà il velo su qualche debolezza, sul rancore, su una maldicenza politica, su un'indecenza comportamentale. Uscirà sempre una parola che non avresti mai dovuto pronunciare. Beh, l'accusa, sia chiaro a tutti, non è in guerra con nessuno.
non è stato un Truman Show. Parliamo di fatti veri. Vedete se il tono di quelle dichiarazioni, di quelle conversazioni, era il tono di chiacchiere di quattro amici al bar. Ascoltate. Negozi, automobili, telecamere, i pedinamenti H24. A quel punto il pubblico ministero si siede, cuffia in testa, e non resta altro che aspettare. Vuoi che prima o poi non esca qualche cosa di interessante? E magari, se siete anche fortunati o particolarmente fantasiosi, anche un reato? Ed è così che avete creato il mostro. Io, quando ho iniziato questa indagine, ho fatto con Massimo Carminati la stessa cosa che fece con Michele Senesi. Lessi il suo certificato penale e mi domandai com'era possibile che persone che avessero commesso quei fatti per i quali erano stati condannati fossero in libertà. Me lo sono domandato seriamente, con preoccupazione. Questo è, Presidente, l'approccio del processo stalinista. Io ti tengo sotto indagine, io ti tengo sotto processo, io ti tengo sotto intercettazione telefonica per quello che sei, non per quello che fai. Ed è così, intercettazione dopo intercettazione, che arriviamo al mondo di mezzo. Una chiacchiera da bar elevata a prova. Io dico che quella intercettazione, quella conversazione descrive perfettamente il ruolo di Massimo Carminati all'interno del sistema criminale romano e il ruolo di questa organizzazione all'interno del sistema criminale romano. Il gruppo di Carminati è portatore delle attività di usura ed estorsioni, che incontra il gruppo di Buzzi. Buzzi apporta il suo capitale istituzionale, tutti i suoi funzionari a libro paga. Carminati porta la riserva di violenza. E questo è il nocciolo della questione. Il gruppo che fa capo a Carminati usa il metodo mafioso? Usa l'intimidazione per ottenere vantaggi, per assoggettare imprenditori o per aggiudicarsi appalti? Trovatemi in questo processo uno straccio di prova che sia uno in cui uno di questi signori in quest'aula abbia mai utilizzato la fama di Massimo Carminati per ottenere alcunché. Noi corriamo il rischio di perdere di vista l'unitarietà di questo fenomeno, che invece parte dai pollici spezzati dietro al benzinaio ed arriva al sindaco della città. Solo guardandola in tutta questa dimensione, nella sua dimensione unitaria, noi riusciamo a coglierne la mafiosità. Non mafia, ma un sistema di corruzione spaventoso a tutti i livelli, dal comune alla regione, al Parlamento. Queste sono zecche, signor Presidente e signori del Tribunale. È un sistema marcio e corrotto, altro che mafia, altro che Massimo Carminati. Il 27 aprile 2017 la pubblica accusa chiede le condanne. Signor Presidente, mi accingo a formulare le richieste dell'ufficio che rappresento. Si chiede la condanna di Massimo Carminati alla pena di 28 anni di reclusione. Si chiede la condanna di Salvatore Buzzi alla pena di anni 26 e 3 mesi di reclusione. Riccardo Bruggia. L'ultima parola spetta alla difesa. Gli avvocati di Carminati chiedono l'assoluzione, mentre l'avvocato di Buzzi, che ha ammesso il reato di corruzione, chiede la condanna a 5 anni, 7 mesi e 5 giorni. Giovedì 20 luglio 2017 è il giorno della sentenza. Silenzio, perché la Corte entra a breve. In nome del popolo italiano, il Tribunale
ai sensi dell'articolo 416 codice penale, ritenuta la sussistenza di due diverse associazioni. L'accusa di associazione mafiosa cade e viene declassata ad associazione per delinquere semplice. Anzi, due. Una riunita attorno alla stazione di servizio e dedita a reati comuni. E un'altra costruita attorno alla corruzione della pubblica amministrazione. In entrambe viene riconosciuto il ruolo di Massimo Carminati. Nonostante l'associazione mafiosa non sia stata riconosciuta, le pene sono molto severe. Carminati Massimo lo condanna alla pena di anni 20 di reclusione ed euro 14.000 di multa. Buzzi Salvatore lo condanna alla pena di anni 19 di reclusione. Il tribunale ha decretato 41 condanne e 5 assoluzioni. Viene riconosciuto un sistema di corruzione organizzato e sistematico che si è infiltrato nell'amministrazione comunale e ha pesantemente inquinato il governo della capitale d'Italia. In attesa delle successive pronunce, i 1000 giorni di Mafia Capitale si chiudono con questa sentenza. Ma il dibattito sull'applicazione del reato di associazione mafiosa prosegue. Anzi, si è riacceso dopo il verdetto di Roma. Perché i tempi cambiano. E forse anche la mafia è il cosiddetto metodo mafioso. Forse. Io mi chiamo Cosimo Rega, sono un detenuto ancora a tutti gli effetti e sono un detenuto che ha una storia anche molto forte perché sono un ergastolano. Da qualche anno sono dipendente della cooperativa, prima 29 giugno e poi Formula Sociale. Per me questo è stato, diciamo, la salvezza. Noi oggi, dopo Mafia Capitale, siamo amministrati da persone nominate dal Tribunale. C'è sentore che andremo incontro a difficoltà molto enormi, invece secondo me va rafforzata la cooperativa, perché cioè, ci sono delle responsabilità che la giustizia ha il compito di appurare e verso quelle persone indagate. Ma non in questo corpo, io continuo a ritenere la cooperazione sociale un corpo, un insieme di persone che vive per queste cose qua. Io rivendico quel 29 giugno, perché il 29 giugno è nata qualche cosa di fantastico all'interno del carcere.
attraverso dei detenuti che venivano da questo mondo diverso e che si sono messi in discussione. Non si può distruggere un patrimonio come questo. Mi auguro che tutto questo non finisca, perché rischiamo sempre di mettere in discussione sulla strada persone che difficilmente troverebbero lavoro in altre situazioni. Allora cosa farebbero? Beh, insomma, si cambia in due modi. O si lavora o c'è un'altra strada.